Buongiorno ai telespettatori di Nettuno TV, buongiorno agli ascoltatori di Radio Nettuno già collegati con noi, ovvero con la rassegna stampa Nettuno TV, canale 99 del digitale terrestre, www.nettunotv.tv e poi ci sono i 97 MHz per coloro, come detto, che sono già sintonizzati sulla radio storica di Bologna, ovvero Radio Nettuno a quest'ora del mattino. La nostra fascia oraria d'apertura va dalle ore 7 fino alle 8.30 per Radio Nettuno, che poi cambia, va in rassegna stampa sportiva con Luca Baccolini. Con Nettuno TV invece proseguiamo anche nella seconda parte della nostra mattinata. Quotidiani in primo piano, tante le interviste che abbiamo da proporvi ad arricchire quanto troviamo appunto sul Resto del Carlino, Corriere di Bologna e Repubblica. Cominciamo proprio dai titoli di prima pagina del Resto del Carlino. Abusata per anni dal patrigno, il racconto shock della 14enne ai domiciliari, il compagno della madre, lo sfogo con la psicologa, poi la denuncia ai carabinieri. L'uomo era già stato condannato per maltrattamenti sulla ex moglie. Carabinieri in azione in questa fotografia di prima pagina, la firma dell'assassino, tragica rapina di Budrio, trovato materiale utile sotto le unghie del barista, intanto è caccia al killer, il nostro cronista con i carabinieri fra casolari e canali che vengono naturalmente ispezionati. Protesta sindacale, si torna a parlare delle pappe, delle mense, Ribò di nuovo in sciopero, mense in ginocchio, disagi per 11.000 bimbi. La taglia, c'è una taglia sul writer di via Petroni, 200 euro a chi lo trova. No al velo, Fatima potrà rivedere i suoi genitori ma non da sola. E ancora dal Carlino poi la politica, Renzi in città venerdì in Unipol Arena per festeggiare. Questo è il quadro di prima pagina del Resto del Carlino che poi andremo più avanti in trasmissione a vedere nel dettaglio. Il Corriere di Bologna ora inquadrato, per coloro che ci seguono da Radio Nettuno ovviamente ne parliamo nel dettaglio a partire dall'apertura. Budrio, appello contro la paura. Lettera dei sindaci PD sulla giustizia fai da te, non perdiamo l'umanità, ma la gente dice viviamo barricati. Continua la ricerca di Igor, il russo, nelle campagne. L'autopsia conferma Fabri ha lottato la pista del DNA. Ma possiamo in questo caso andare a riprendere il contributo di Giancarlo Tonelli, direttore Ascom, intervistato proprio su questo tema, quello della sicurezza. Un problema molto serio, quello del controllo del territorio. Noi continuiamo a chiedere che la sicurezza sia la prima priorità all'interno di tutti gli interventi fatti sia dal settore pubblico che dal settore privato. Quindi vuol dire attenzione da parte delle forze di polizia, attenzione da parte della polizia municipale, attenzione da parte della magistratura e attenzione anche da parte della politica, perché non è possibile comunque che le persone che compiono un reato, una volta condannate, invece di restare in galera girino per le nostre strade. Detto tutto questo, certo, la rabbia che viene dopo un episodio come quello che ha coinvolto questo barista, nostro associato, devo dire è molto alta. Noi stiamo ricevendo in questi giorni tante sollecitazioni da parte di nostri associati anche a percorsi che possano essere di formazione per l'autodifesa e quindi di conseguenza anche forme diverse da quelle che sono state fatte fino ad oggi. Bisogna però riflettere bene, perché come si è visto anche a Budrio, oggi purtroppo il valore della vita per persone che incontriamo in strada ogni giorno è diverso dalla nostra. C'è una sensibilità diversa, c'è un pericolo maggiore e quindi bisogna intervenire con forme che non mettano a repentaglio la vita dei commercianti, dei baristi, di altri che lavorano nelle strade, nelle piazze. Perché, attenzione, ricordiamocelo, stiamo parlando di persone che vogliono esercitare semplicemente il loro diritto al lavoro. Diritto al lavoro è cosa diversa da dover sparare o difendersi in questo modo. Altro tema dalle prime pagine dei quotidiani, in modo particolare siamo sul Corriere di Bologna, Emilia Romagna, fine crisi nel 2019, la scommessa di Confindustria. L'Italia tornerà ai livelli economici pre-crisi nel 2026, ma l'Emilia farà molto prima. Tra due anni, nel 2019, la crisi sarà solo un ricordo. A dirlo è lo studio congiunturale sull'economia realizzato da Confindustria, Union Camere e Intesa San Paolo. Continua la crescita della regione, anche se non è stato replicato il boom dell'export del 2015. Il PIL nel 2016 è aumentato dell'1,4%. Le previsioni per il 2017 parlano dell'1,1% di crescita. Ma abbiamo l'intervista al presidente Maurizio Marchesini da proporvi. Nel 2017, anche secondo i nostri imprenditori, secondo il sentimento dei nostri imprenditori, dovrebbe essere un buon anno. I fondamentali economici sono buoni, il commercio mondiale è in crescita,
purtroppo ci sono anche delle rischiosità esterne dovute a rischi di dazi, a incertezze geopolitiche, incertezze anche nazionali dovute alla situazione politica assolutamente instabili. Se non ci fossero queste nubi ci sarebbe un cielo piuttosto sereno per la nostra regione. Le previsioni per l'occupazione sono buone? Anche le previsioni per l'occupazione nel sentimento dei nostri imprenditori sono buone. Un imprenditore su 5 in Emilia Romagna pensa di assumere persone, e le prospettive, già la disoccupazione è calata nel 2016, anche nel 2017 si sta attendendo un calo di disoccupazione. I vostri dati dicono che gli imprenditori guardano con fiducia questo anno? Sì, guardano con fiducia perché siamo usciti da un secondo semestre 2016 buono, e come vi dicevo una regione come la nostra fortemente manifatturiera e fortemente esportatrice risente in maniera positiva dell'andamento macroeconomico. Speriamo che non succeda nulla di grave a livello internazionale. Alla luce anche di questo, cosa chiedete alla Regione? Dunque, la Regione intanto di andare avanti sulle cose che sta facendo, sulle cose giuste e corrette, sulla legge 14 per l'attrattività, corretta e veloce utilizzo dei fondi europei. E poi chiediamo anche però di affrontare il problema della burocrazia. La burocrazia è un problema ovviamente nazionale, però possiamo fare qualcosa anche localmente a livello Emilia-Romagna. So che il Presidente Bonaccini ha intenzione di lavorare su questo e quindi spero che presto ci siano buone novità. E poi c'è il capitolo infrastrutture. E poi c'è il capitolo infrastrutture che va completato. I primi movimenti sono stati movimenti corretti, sono movimenti che tendono a chiudere il capitolo delle infrastrutture e aprire i cantieri. E siamo tutti qua che attendiamo i cantieri e daremo una mano perché questi cantieri vengano aperti. Ed ora, rimanendo sempre a questo tema, abbiamo il contributo anche di Tino Nocentini, che è direttore regionale di Intesa San Paolo, che ha spiegato sempre alla nostra Michela Conficconi in pratica l'andamento del credito. Vediamo insieme e sentiamo insieme. Ma il 2016 ci consegna un anno in cui ancora una volta le famiglie dimostrano di avere sempre più fiducia e quindi fanno sempre maggior ricorso al credito, soprattutto per l'acquisto di nuove abitazioni, ma anche sul credito al consumo. Sulle imprese non possiamo dire altrettanto, il mondo imprese ancora non ritorna a aumentare la domanda di impiego che si contrae ancora una volta rispetto al 2015, però ci sono tutti i presupposti perché il 2017, nel connubio fra facilità d'accesso al credito, condizioni del credito in termini di tassi di interesse estremamente convenienti, incentivi fiscali con tutto quanto previsto nella legge di stabilità, porti le imprese a ritornare con vigore a fare nuovi investimenti. I dati della ricerca spiegano però che le imprese hanno comunque investito, quindi con quali soldi? Ma dato che la liquidità sui conti, quindi sui depositi da parte delle imprese è in aumento, la domanda del credito è flettente, viene da considerare che gran parte degli investimenti fatti sul territorio siano stati fatti soprattutto con mezzi propri, quindi le aziende sane che vanno bene hanno utilizzato soprattutto liquidità proprie non andando a sostenere i programmi di investimento con finanziamenti esterni da parte del sistema bancario. Questo però non significa che se dovranno crescere con vigore e potranno farlo nel 2017, probabilmente ricorso al credito sarà un po' la soluzione al tema. Andiamo a completare insieme la lettura della prima pagina del Corriere di Bologna con gli altri titoli. Il congresso Dem, Renzi in tour per fare festa, Critelli ha vinto, va riconosciuto. E poi obbligo di vaccini, decide il TAR, Codacons attacca. Sarà la prima pronuncia della giustizia amministrativa italiana sulla legge regionale che ha introdotto in Emilia-Romagna l'obbligo di vaccinazione per chi va al nido. La decisione della sezione del TAR, presieduta dal giudice Giancarlo Mozzarelli, è molto attesa dalla regione, che si trova di fronte al primo vero test su una normativa fortemente voluta e difesa, e dalle famiglie, una trentina in tutto, che hanno fatto ricorso contro l'obbligo chiedendo la sospensiva del provvedimento. Il Codacons attacca Viale Aldo Moro sulla indisponibilità dei sieri singoli. Le stanze segrete di Palazzo Albergati, che svela le opere di Camillo Bersani, storico proprietario dell'edificio cinquecentesco e artista caratterizzato da una riservatezza assoluta. Le sue opere saranno in mostra dall'11 aprile con quelle di Miró.
Appalti e tangenti, bufera Manutencoop, titolo del Corriere di Bologna, 3 dirigenti e un ex indagati nell'inchiesta di Napoli. La Coop dice estranei alle accuse. Poi si parla della terribile notizia di cronaca, bimba disegna gli abusi subiti, arrestato l'orco di casa, il compagno della madre. Per quanto riguarda un tema sportivo, Fortitudo, beffa Fortitudo, Cinciarini non arriva, arriverà dopo un paio di gare. Questo è il quadro del Corriere di Bologna, dobbiamo vedere ancora la prima pagina di Repubblica, poi proseguiremo con i nostri servizi redazionali. Ragazza rasata, sì del Tribunale, via dai genitori, la decisione conferma la scelta della Procura, la giovane fu punita per non aver indossato il velo, il padre, mia moglie, non dorme da giorni. E poi Budrio, ecco la prova del sangue, l'assassino fu ferito dalla vittima. Ci sono tracce ematiche e biologiche che appartengono certamente all'assassino all'interno e fuori del bar di Riccardina di Budrio, dove è stato ucciso Davide Fabbri, il rapinatore che dopo la colluttazione col titolare del locale ha fatto fuoco per poi fuggire precipitosamente, ha lasciato la sua firma sul luogo del delitto, una traccia di sangue e dunque il suo DNA. Vi racconto chi è stato il mio amico Enzo Biagi, in sala Borsa, Loris Mazzetti, autore di un nuovo libro sul giornalista e scrittore. E ancora graffiti, il Far West di Sisti, taglia da 200 euro sulle tag, le scritte in via Petroni. Per quanto riguarda il tema politico, Renzi arriva venerdì per festeggiare, Merola lo dribbla e pensa a Pisapia. Da Repubblica vediamo anche velocemente le brevi, violentata per anni dall'amico della madre, questo nelle pagine di cronaca, poi invece nell'online Rimini droga a un dodicenne a spacciare è il bidello. Infine lo sport, l'ex Torrisi scrive a Saputo, ci metta più cuore. Questo nel dettaglio, altro tema che andiamo a vedere ora riguarda il presidio che ieri mattina si è tenuto davanti a Palazzo D'Accursio, presidio del coordinamento Migranti che insieme ad altre sigle da giorni protesta contro la conclusione del piano freddo che fino a fine marzo aveva permesso a centinaia di migranti richiedenti asilo di trovare riparo nei dormitori. Sentiamo in questo caso le parole di Michele Cento. 50 solo che hanno fatto richiesta asilo qui a Bologna, in realtà i numeri sono più ampi, si tratta di 200 e passa persone che non hanno fatto richiesta qui e che di quella prefettura non vuole occuparsi. Per di più la prefettura aveva non solo promesso che avrebbe tenuto aperti i dormitori del piano freddo fino all'inizio di questa settimana in maniera tale da avere la possibilità di ricollocare i migranti più facilmente e poi invece li ha sgomberati sabato mattina senza dare un preavviso se non di qualche ora insomma. E aveva dato anche la promessa che questi 50 migranti a cui facevi riferimento prima avrebbero trovato subito un posto immediatamente, ma così non è stato. Insomma, nonostante abbiano tutto quanto il diritto di essere nell'accoglienza, in quanto si tratta di migranti che stanno aspettando una risposta alla Commissione, hanno fatto domanda qui a Bologna, e in più è pur vero che chi ha fatto domanda fuori da Bologna avrebbe in realtà a nostro avviso avrebbe anche un diritto a richiedere accoglienza a Bologna nella misura in cui per esempio può rinnovare il permesso a Bologna. E allora perché può rinnovare il permesso a Bologna e non avere anche un posto dove dormire? Cioè la domanda mi pare questa insomma, ecco. Perché non rientrano nel sistema di accoglienza visto che hanno fatto domanda di asilo? Ma evidentemente il Bologna non ha i numeri per ospitare tutti i migranti, però sappiamo benissimo che l'emergenza migranti viene denunciata, in realtà è un'emergenza che non esiste perché si tratta di 10.000 migranti che stanno nel circuito dell'accoglienza in tutta l'Emilia Romagna, insomma non sono numeri così ampi. Torneremo su questo argomento nella prossima parte di Rassegna Stampa, adesso continuiamo a vedere i quotidiani, anche l'inserto sportivo del Resto del Calino, il QS Sport, c'è una bellissima fotografia in rosso-blu, dell'arcivescovo e del vescovo emerito di Bologna, Monsignor Zuppi e Monsignor Ernesto Vecchi, un aiuto in più con tanto di maglie del Bologna, messa pasquale per il Bologna celebrata dal Vescovo Zuppi a cui è stata donata una maglia con il numero 1. Speriamo di vincere contro la Roma, il virgolettato, ma contro le grandi finora racimolati soltanto 2 punti. A riferimento alla partita di
domenica prossima, che naturalmente seguiremo con la radiocronaca ufficiale di Francesca Bolognini, seconda voce il nostro Mario Giuliante, e poi ovviamente i collegamenti da studio con Giacomo Bianchi, un'altra domenica da vivere intensamente sul canale 99 del Digitale Terrestre. Altri temi del QS Sport: detti record dopo 17 anni cancella Rosolino, a Riccione il primato italiano sui 400 stile libero. Partita di Coppa Italia questa sera su Rai 1 alle 20.45, Napoli-Juve, ultimo atto. Stavolta Sarri deve ribaltare il 3-1 di Torino. Orgoglio Roma, sempre per la Coppa Italia, ma partita che si è disputata ieri sera, il derby. Orgoglio Roma doppia rimonte e poi vince 3-2, ma in finale ci va la Lazio, che all'andata aveva vinto per 2-0. Tornando ai temi sportivi di Bologna, l'Unipol Sai decolla in regione con Bonaccini che dice: questa società è un'eccellenza. Il basket a Castel San Pietro, Virtus alle 18, l'amichevole con Brescia, Fondazione Fornaciari presidente. Basket, ma di sponda Fortitudo, continua la telenovela del rinforzo. Frenata Fortitudo, Cinciarini ritarda, Caserta lo mollerà fra un paio di gare, la Corte federale nega ai campani l'ingaggio di un giovane del vivaio, l'Aquila libererà l'esterno col buyout. Rapida carrellata anche di temi nazionali, l'apriamo con Repubblica. Siria, l'orrore negli occhi dei bambini, uccisi con il gas, a Idlib colpiti i ribelli, 60 morti. Damasco nega, protestano Unione Europea e Turchia, Trump che dice colpa di Obama. Over 40 in fuga all'estero è record, tema di prima pagina di Repubblica. Nel 2016 quasi 120.000 italiani si sono trasferiti in altri paesi, soprattutto studenti e neolaureati, ma in 6 anni sono raddoppiati anche gli emigranti con i capelli grigi. Tra le mete ci sono Cina e Emirati Arabi. Corriere della Sera, ora in primo piano, addio al grande studioso ed editorialista Sartori, il maestro della politica. Raid sui bimbi uccisi con il gas, Siria, strage nella provincia ribelle, oltre 60 morti, 11 sono piccoli, Bruxelles accusa Assad. Il resto del Calino, QN, quotidiano nazionale, gas, strage di bambini, orrore in Siria, raid con bombe chimiche, 58 morti, molte le piccole vittime, è un crimine di guerra. Oggi vertice ONU, il regime nega il suo coinvolgimento, Putin accusa Assad ma esclude cambi al vertice. Intervista al ministro degli esteri Budrio, la firma del killer Alfano, troppi morti, ora la legge sulla difesa. Dal quadro del resto del Carlino a quello del giornale, più ignoramenti selvaggi, giro di vite del governo, fisco, chi non rottama le cartelle rischia l'esproprio, migliorano i conti italiani ma non i consumi. L'esilio dorato di Tulliani, latitante di lusso a Dubai, Giancarlo Tulliani con la fidanzata Federica a Dubai in questa fotografia del settimanale Chi. Ladri liberi subito è la legge, allarme sicurezza, caccia al killer di Budrio, l'ex CSM Roia, lo svuota carceri, lega le mani ai giudici. Pronta anche la prima pagina di Avvenire, anche qui l'apertura per la drammatica notizia relativa ai bambini avvelenati, come titola a corredo della fotografia di prima pagina il quotidiano Avvenire. Strage in Siria, 60 morti a Idlib, l'opposizione accusa Assad di aver usato armi chimiche, Damasco e Mosca negano, si muove l'ONU. Lo sviluppo integrale per la pace tra popoli e Papa Francesco, l'attualità della Populorum Progressio nella lettura del Papa. Ancora due quotidiani a completare la nostra serie di temi nazionali. La Stampa, il quotidiano di Torino, titola: i gas uccidono i bambini siriani, armi chimiche sulle città ribelli, 58 vittime, l'Europa accusa Assad che nega. Di Maio andrà negli Stati Uniti, obiettivo vedere Trump. E poi manovra, sfida PD Padoan su tasse e privatizzazioni, catasto e contratti nel dossier del governo. Chiudiamo con Libero, all'Italia crepa, loro scioperano, sindacati fuori di testa, restano 8 giorni per salvare la compagnia e i dipendenti bloccano tutto nella speranza che lo Stato butti dentro altri soldi, eppure una soluzione ci sarebbe: imitare Swiss Air fatta fallire e rimessa in pista in meno di un anno, il salvatore c'è, scrive appunto Libero, che poi mette la stessa fotografia
o perlomeno una simile di Tugliani, la bella vita del latitante Tugliani, il cognato di Fini si gode i frutti dei suoi reati. Poi se muore l'euro perdiamo solo il 3%, lo studio della più importante banca statunitense. Facciamo qui il nostro break pubblicitario, a brevissimo di nuovo in diretta con i temi dei quotidiani locali di Bologna e i nostri servizi redazionali. State con noi, a tra poco. Le email, le previsioni per oggi, Facebook, WhatsApp, Instagram e ancora le email prima di dormire. Controlliamo tutto. Ma chi pensa di controllare le sue finestre? Le vostre vecchie finestre sono ancora isolanti, silenziose, sicure e belle? Scopritelo ora con il check-up Finstral delle finestre. Richiedete il vostro kit alla Poliedil, al Bargellino in via Bizzarri 21 e a Bologna in via Rivani 99. www.poliedil.it. Poliedil, il meglio delle porte e finestre a Bologna. Young Tutor, gestire il conto diventa un gioco per risparmiare. Emil Banca YouTube, conto a canone azzerabile e servizi dedicati per under 35. Welk Home GSG, l'industria di arredamento produttore di camere, soggiorni e cameretti a Bologna è GSG Store, lo store monomarca dove troverai uno staff specializzato in soluzioni tutte su misura, anche fuori standard direttamente dalla fabbrica con colori personalizzati, preventivi e sopralluoghi gratuiti. Qualità e risparmio hanno trovato casa in via Persicetana Vecchia 7, uscita 3 tangenziale, gsgbologna.it. La nostra è la storia di una famiglia che produce salumi da più di 100 anni, con la passione degli artigiani e le garanzie di un'impresa moderna, specializzata nei fiori all'occhiello della salumeria italiana, prosciutti DOP, salami e prosciutti cotti, coppe, pancette e la famosa mortadella Bologna IGP. Nata a Bologna, noi della Villani è qui che la produciamo ancora, appena fuori le mura, fresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Provala nei migliori negozi della tua città. Villani Salumi, arte di famiglia dal 1886. Far crescere la tua attività, la tua pubblicità su Nettuno TV e Radio Nettuno ti consentirà di far conoscere il tuo prodotto. Contatta i consulenti Speed allo 051 60 33 851 o 051 60 33 848 oppure chiedi informazioni via mail a spe.bo@speweb.it. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Speed, diamo spazio alla tua comunicazione. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, they'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are. Show them we are. Show them we are. Show them we are. Let's show them we are better. We're staying in Paris. Show them we are.
They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You stay in Paris. Biologico non è una moda o una bella etichetta. Per noi di Granarolo, biologico è una promessa da mantenere ogni giorno. Una promessa a te, che vuoi cose buone e fai attenzione alla loro origine. Una promessa alle nostre mucche, che vanno rispettate, perché così fanno bene il latte, le mozzarelle, lo stracchino, lo yogurt. Scopri tutta la linea Granarolo biologico, solo latte italiano della nostra filiera. Ben ritrovati in Nettuno TV e Radio Nettuno Insieme, la nostra rassegna stampa di inizio giornata che torna sui titoli delle prime pagine dei quotidiani di Bologna, Resto del Carlino, Corriere e Repubblica. Cominciamo dal Resto del Carlino. Abusata per anni dal patrigno, il racconto shock della 14enne ai domiciliari, il compagno della madre. Poi la firma dell'assassino, la tragica rapina di Budrio, ho trovato materiale utile sotto le unghie del barista. Protesta sindacale, ne hanno fatto le spese i bimbi ieri a scuola, Ribò di nuovo in sciopero, mense in ginocchio, disagi per 11.000 bimbi. La taglia caccia al writer di via Petroni, 200 euro a chi lo trova. No al velo, la vicenda è quella di Fatima, che potrà rivedere i suoi genitori, ma non da sole. Poi la politica, congresso PD, Renzi in città venerdì in Unipol Arena per festeggiare. Pronto in visione il Corriere di Bologna, Emilia Romagna, fine crisi nel 2019, la scommessa di Confindustria. A centropagina si parla di Budrio, appello contro la paura, lettera dei sindaci PD sulla giustizia fai da te, non perdiamo l'umanità, ma la gente dice viviamo braccati. Obbligo di vaccini, altro tema, decide il TAR, Codacons attacca, legge regionale, questo sarà il primo test. Renzi in tour per fare festa, Critelli dice ha vinto, va riconosciuto. Le stanze segrete di Palazzo Albergati, l'edificio cinquecentesco, le opere di Camillo Bersani saranno in mostra dall'11 aprile con quelle di Mirò. Appalti e tangenti, altro tema di prima pagina del Corriere di Bologna, bufera Manuta in Coop, tre dirigenti e un ex indagati nell'inchiesta di Napoli. La Coop dice estranei alle accuse. Questa è Repubblica, ragazza rasata sì del tribunale, via dai genitori, la decisione conferma la scelta della procura. Ancora Budrio, ecco la prova del sangue, l'assassino fu ferito dalla vittima. Renzi arriva venerdì per festeggiare, Merola lo dribbla e pensa a Pisapia, scrive Repubblica, ed erbi a sinistra. Il segretario uscente PD Matteo Renzi sarà infatti sotto le torri venerdì per ringraziare gli iscritti della vittoria. La visita rischia però di sovrapporsi con l'Officina delle Idee, pensata da Giuliano Pisapia, che proprio venerdì terrà un'iniziativa alle scuderie. Il sindaco Virginio Merola, che ha definito una vittoria di Pirro quella di Renzi, non ha ancora deciso dove andrà, ma è molto improbabile vada da Renzi, dicono nel suo staff. Dal quadro dei quotidiani a quello delle nostre interviste, torniamo sul tema dei migranti che con il piano freddo si ritrovano a dover vivere in strada, sotto ponti o semplicemente in giardino. Andiamo a sentire un'altra testimonianza, oltre a quella che vi abbiamo dato in precedenza. La manifestazione la faremo il giovedì, già alle 17 partiremo dalla stazione in piazza 20 settembre fino in piazza Maggiore qua davanti al comune. Cosa chiedete? Noi chiederemo sempre di avere la possibilità di sistemare i nostri, tutti i fratelli che stanno dormendo sotto i portici, sotto il ponte e alla stazione, che di trovare la soluzione per sistemare tutta questa gente. In questi giorni le persone dove stanno dormendo? Stanno dormendo solo sotto portici, sotto ponte, alla stazione, così per strada, in giardino, tutti quanti. Avete in programma anche altre manifestazioni oltre a quella di giovedì? Noi comunque non ci fermeremo fino a che troviamo una soluzione per sistemare tutta questa gente, perché non è un modo di vivere così in giardino, alla stazione e sotto portici, non è un modo di vivere così per l'umanità.
Oggi, 5 aprile, si terrà l'iniziativa Pane Solidale. Ce ne ha parlato il presidente dell'Associazione Panificatori di Bologna e Provincia, Thomas Giardini. Domani, 5 aprile, 92 aziende aderenti all'iniziativa, quelle che avranno la locandina esposta, doneranno il 10% dell'incasso totale della giornata per un progetto a Norcia, un centro enogastronomico per far ripartire la loro economia, un centro che in poche ore, in caso, speriamo non capiti più, di sisma, può diventare rifugio. Solo la giornata di domani oppure ci sarà qualcosa anche nei prossimi giorni? No, solo la giornata di domani, abbiamo pensato a una giornata secca perché comunque sarebbe troppo impegnativo anche gestire la cosa. Domani comunque il richiamo è non andate a donare, andate a fare la spesa a tutti i panificatori aderenti perché darete un contributo per la realizzazione di questo progetto. Indistintamente su tutti i prodotti oppure c'è qualcosa in particolare sul quale fare affidamento per fare beneficenza? No, a tutti i prodotti, l'incasso non è diviso in prodotti non prodotti differenti, tutti i prodotti della giornata venduti l'incasso sarà, il 10% sarà donato. Andrete voi di persona a donare il ricavato a Norcia nelle zone terremotate? Sì, io personalmente con una delegazione di fornai abbiamo pensato a fare un pool, ma chiunque voglia venire giù che fa parte della nostra associazione andremo direttamente a Norcia a dare il bonifico al sindaco. E ieri collegato telefonicamente anche il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, che ha speso belle parole naturalmente su questa iniziativa. Andiamo a riprendere anche questo passaggio. È qualcosa che ci fa veramente molto molto onore, ma soprattutto molto molto piacere, perché io credo che tutti coloro che nel nostro paese si stanno dando da fare in questo momento, attraverso le più diverse espressioni, forse non riescano nemmeno loro stessi a comprendere quanto invece sia importante per noi ciò che in questo caso l'Associazione dei Panificatori di Bologna sta facendo. È la terza volta in meno di 40 anni per noi che dobbiamo fare i conti con una ricostruzione, che quindi prima di ricostruire le case, prima di ricostruire le chiese, abbiamo evidentemente avuto la necessità di ricostruire la volontà di tutti i nostri cittadini, soprattutto delle imprese, di tornare a spendersi, ad investire in un territorio, per un territorio che molto può dare, ma che in pochissimi attimi, in pochi secondi può anche togliere tutto. E quindi dicevo, quello che voi state facendo è di fatto non farci sentire mai soli. In quei momenti, in quelle circostanze, sono, credetemi, molte. E quando accadono queste cose c'è sempre una manifestazione come quella che voi oggi state preparando per domani, che invece ci restituiscono la forza, la dignità, la volontà di non lasciarci andare. E questo significa molto. Tra un istante andremo naturalmente pagina per pagina sul Resto del Callino, ma un altro servizio da proporvi parla di un musical. Oggi, anzi per meglio dire, proprio questa mattina il debutto alle 10 al Teatro Celebrazioni, poi ci sarà questa sera lo spettacolo delle 21 che verrà replicato domani e dopodomani. I ragazzi di Don Zeno, questo è il titolo, e uno degli attori è stato intervistato dalla nostra Elisa Orlandi. Qual è la tua parte in questo spettacolo? Allora, io faccio una parte iniziale dove rappresento Zeno giovane, il Zeno pieno di vita con tanti sogni, e tanti sogni nel cassetto, la voglia appunto di cambiare stile di vita già da giovane, quindi i suoi discorsi che faceva col suo vescovo Monsignor Pranzini, questi scontri con la Chiesa che aveva per voler fare appunto tanto, per dare una testimonianza con la sua vita giovanile, con la testimonianza che i giovani portano appunto pieni di vita. E quindi il passaggio che Zeno fa da il Zeno sgorgante di vita, anche impulsivo, al Zeno che diventa sacerdote, quindi Don Zeno, capace di dare una famiglia a questi bambini abbandonati. E poi dopo passo il testimone appunto di questo personaggio che è diventato Don Zeno nelle mani di altri ragazzi che lo porteranno avanti, e ci saranno altre fasi della storia di Don Zeno.
Poi dopo interpreto anche dei personaggi, dei giornalisti che hanno incontrato Nomadelphia, ad esempio in persona Dino Buzzati, un giornalista del Corriere della Sera, e poi faccio delle coreografie, dei balli insieme a tutti gli altri ragazzi. Come hai fatto a prepararti per queste parti? Conoscevamo già l'ambiente della danza, del canto, però la recitazione è stato proprio un laboratorio di una scoperta. Abbiamo dovuto lavorare un laboratorio di un anno e passa. Poi dopo sono state date le parti ed è stato appunto bello non impersonare Don Zeno, ma farsi carico della vita di Don Zeno. Cioè io mi sento un piccolo Don Zeno, infatti alla fine lo spettacolo finirà dove tutti i ragazzi alla fine si sentono come Don Zeno, portatori di questo messaggio nuovo per il mondo. Le pagine sono quelle del Resto del Carlino, con i militari in cerca dell'assassino, mitra in pugno, di cascina in cascina, viaggio con la task force dell'arma, nel mirino c'è Igor Vaclavic. Un colpo mortale vicino al cuore, ma la firma del killer è sul corpo di Fabri, eseguita l'autopsia, materiale sotto le unghie, oggi l'esito del RIS. Occhi di ghiaccio e ascia, gli ho consegnato i soldi, sempre sul tema della tragedia di Budrio. Il sindaco di Argenta fu rapinato da Igor 7 anni fa. Forza Italia e Lega, assurdo che fosse libero. Sempre rimanendo all'argomento, l'amico in TV voleva difendersi. Davide aveva subito un altro furto. Il racconto è di Arturo Schena, urlando ha messo in fuga un uomo. L'orrore dentro casa, si va a parlare della violenza subita da una bambina di 10 anni, ora a 4 anni di distanza finalmente è arrivata la denuncia dell'orco. Violenze e abusi dal patrigno, a 14 anni si confida con la psicologa, l'incubo è cominciato quando la ragazza aveva 10 anni, di questo se ne parla a pagina 7. Poi lo sciopero a sorpresa ieri, pappe in ritardo, genitori infuriati per questi disagi continui. 11.000 bimbi attendono fino a 1 ora e mezza, comune all'oscuro di tutto. Mense, comune chiede report, blackout sui tempi di consegna, Sassone che dice l'amministrazione spieghi, e naturalmente i disagi non sono accettabili. Strada maggiore chiusa, autobus in tilt, decine di mezzi incolonnati in via Santo Stefano, la Will Trasporti che parla di servizio in crisi. Una taglia di 200 euro, qui si va a parlare di Vreiter, per chi ci fa scovare il Vreiter di via Petroni, residenti e commercianti dicono lo denunciamo. Critelli legittima Renzi, si va a parlare di politica, una vittoria da rispettare, l'ex premier dopodomani sarà all'Unipol Arena. Ne abbiamo parlato con l'intervista al presidente dei panificatori, c'è il riferimento in una pagina del Resto del Carlino, il nostro pane per Norcia, i panificatori Ascom oggi dedicano parte dell'incasso. E poi una fase della rassegna stampa di ieri mattina che ha visto impegnato il nostro direttore Francesco Spada con il camper e la presidente Tiper Gualtieri, come si evince da questa fotografia. La presidente Tiper a Nettuno TV, oltre 90 milioni di investimenti per quasi 200 mezzi negli ultimi anni, a snocciolare i numeri dell'impegno di Tiper sull'area metropolitana è stata la presidente Giuseppina Gualtieri, ospite in rassegna stampa del camper di Nettuno TV in piazza Malpighi. 16 bus azzurri inaugurati la settimana scorsa e altri 30 sono in arrivo nei prossimi mesi, tutti improntati alla sostenibilità ambientale, evidenzia la Gualtieri al direttore dell'emittente Francesco Spada. Nei giorni scorsi abbiamo assunto 15 nuovi autisti, dice, era da tempo che i sindacati segnalavano una carenza di personale. Le risorse per gli investimenti arrivano anche dalla lotta all'evasione, siamo passati da 800.000 controlli l'anno agli inizi di Tiper agli attuali 3 milioni l'anno, ma la cosa che abbiamo riscontrato, ha raccontato la Presidente, è che sempre più persone sono in regola e questo naturalmente è motivo di soddisfazione sia per Tiper sia per coloro che hanno sempre avuto questa buona abitudine, cioè di pagare il biglietto. Critelli legittima Renzi, come dicevamo in termini politici, una vittoria da rispettare, e venerdì arriva all'Unipol Arena. Andiamo alle pagine della provincia, prima di fare il nostro break pubblicitario, in moto contro un albero, qui stiamo parlando della realtà di Monte San Pietro, morto un 28enne, il centauro ha perso il controllo ed è piombato in una scarpata. La vittima è Luca Stasolle, in rianimazione, l'amico che era in sella alla potente onda. Incidenti al volante, la prima causa è il telefonino. Dall'introduzione del reato di omicidio stradale le vittime sono calate del 6%.
La realtà poi diventa quella di Sasso Marconi. 6 nuovi autovelox lungo la Porettana verranno attivati entro la fine del mese. Ci fermiamo, pubblicità molto velocemente, dopodiché dobbiamo vedere ancora le pagine interne di Corriere di Bologna e Repubblica, parlarvi di sport e soprattutto proporvi le nostre interviste. A tra poco. Le email, le previsioni per oggi, Facebook, WhatsApp, Instagram e ancora le email prima di dormire. Controlliamo tutto. Ma chi pensa di controllare le sue finestre? Le vostre vecchie finestre sono ancora isolanti, silenziose, sicure e belle? Scopritelo ora con il check-up Finstral delle finestre. Richiedete il vostro kit alla Poliedil, al Bargellino in via Bizzarri 21 e a Bologna in via Rivani 99. www.poliedil.it. Poliedil, il meglio delle porte e finestre a Bologna. Con YouTube e i nostri Young Tutor, gestire il conto diventa un gioco per risparmiare. Emil Banca YouTube, conto a canone azzerabile e servizi dedicati per under 35. Speciale anniversario Stosa Cucine. Per festeggiare i suoi 50 anni, Stosa ti ha riservato una sorpresa speciale. Puoi acquistare la tua cucina in piccole comode rate mensili. 36 mesi a tasso zero, TAN 0 e TAIG 0. Inoltre, in esclusiva per gli store, i nuovi modelli di cucine in anteprima nazionale. Nuovi colori, nuove finiture, nuove tecnologie. Scopri tutti i dettagli che fanno la differenza e gli accessori intelligenti. Rendi la tua cucina funzionale, divertente e gustosa. Stosa Store Bologna si trova in via Persi Cetana Vecchia 72 a Bologna. stosabologna.it. La nostra è la storia di una famiglia che produce salumi da più di 100 anni, con la passione degli artigiani e le garanzie di un'impresa moderna, specializzata nei fiori all'occhiello della salumeria italiana, prosciutti DOP, salami e prosciutti cotti, coppe, pancette e la famosa mortadella Bologna IGP. Nata a Bologna, noi della Villani è qui che la produciamo ancora, appena fuori le mura, fresca tutti i giorni, secondo ricetta originale. Provala nei migliori negozi della tua città. Villani Salumi, arte di famiglia dal 1886. Campi, in Italia, contorni di verdure ricchi e generosi. Sono i contorni Orogel. Fogliotto, tricolore, verdure campagnole, leggerezza, misto benessere. Gli unici contorni che non fanno solo da contorno. Orogel, buono per natura. Vuoi far crescere la tua attività? La tua pubblicità su Nettuno TV e Radio Nettuno ti consentirà di far conoscere il tuo prodotto. Contatta i consulenti Speed allo 051 60 33 851 o 051 60 33 848 oppure chiedi informazioni via mail a spe.bo@speweb.it. Abbiamo una soluzione per ogni tua esigenza. Speed, diamo spazio alla tua comunicazione. Show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with the frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting glass with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything.
They say you could do anything. They say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. You stay in Paris. Biologico non è una moda o una bella etichetta. Per noi di Granarolo, biologico è una promessa da mantenere ogni giorno. Una promessa a te, che vuoi cose buone e fai attenzione alla loro origine. Una promessa alle nostre mucche, che vanno rispettate, perché così fanno bene il latte, le mozzarelle, lo stracchino, lo yogurt. Scopri tutta la linea Granarolo biologico, solo latte italiano della nostra filiera. Rassegna stampa, Nettuno TV e Radio Nettuno insieme, 99.99 sul vostro telecomando per toccare e vedere il canale di Nettuno TV sul digitale terrestre, 97 MHz la frequenza per Radio Nettuno relativamente al bacino di Bologna e provincia. Per quanto riguarda Nettuno TV vi consigliamo anche la novità degli ultimi tempi, il refresh, diciamo così, della nostra pagina internet www.nettunotv.tv, un nuovo allestimento decisamente più social, con tanti più contenuti, la possibilità di accedere, di scaricare le cose che vi interessano maggiormente, ovviamente oltre alle nostre dirette. Bologna dalle pagine dei quotidiani, vediamo velocemente solo i temi d'apertura, il resto del Carlino, la firma dell'assassino, tragica rapina di Budrio, trovato materiale utile sotto le unghie del barista, intanto e caccia al killer, il nostro cronista, con i carabinieri fra Casolari e Canali, poi grande rilievo anche per la drammatica testimonianza della quattordicenne che all'epoca dei fatti aveva 10 anni, un orco ai domiciliari, il compagno della madre. Lo sfogo con la psicologa, poi la denuncia ai carabinieri, l'uomo era già stato condannato per maltrattamenti sulla ex moglie. I temi di maggiore rilievo sul Corriere di Bologna sono quelli relativi alla cronaca da Budrio, appello contro la paura, lettera dei sindaci PD sulla giustizia fai da te. Non perdiamo l'umanità, ma la gente dice viviamo braccati. Il tema economico, Emilia Romagna fine crisi nel 2019, la scommessa è quella di Confindustria. Repubblica, ragazza rasata, sì del tribunale, via dai genitori, la decisione conferma la scelta della procura, la giovane fu punita per non aver indossato il velo, il padre, mia moglie, non dorme da giorni. Poi anche la vicenda di Budrio trova ampio spazio naturalmente, ecco la prova del sangue, l'assassino fu ferito dalla vittima. Ma noi torniamo decisamente ad argomenti più lieti. In precedenza ricordavamo l'appuntamento con i ragazzi di Don Zeno Musical, che andrà in scena questa mattina alle 10 e poi questa sera alle 21 al Teatro Celebrazioni, che ripeterà la proposta domani sera e venerdì sera. Ora abbiamo la possibilità di sentire Don Ferdinando, che è il successore di Don Zeno Saltini, che ha parlato alla nostra Elisa Orlandi proprio di Nomadelfia. Cosa vuol dire succedere a Don Zeno? Da una parte è una responsabilità, ma soprattutto è una continuità, perché Nomadelfia non è un'ideologia, è uno stile di vita, per cui una volta che uno è inserito in quello stile di vita si tratta da una parte di conservare, dall'altra anche di stare attenti a quello che c'è nell'aria, diciamo, che si vive a livello, diciamo, culturale, no? Perché si entri in sintonia in modo che non ci sia dissociazione fra la vita e il pensiero e le idee che orientano il vivere. Quali sono le caratteristiche fondamentali delle persone che vivono all'interno di questa comunità? Direi la caratteristica è quella di essere persone semplici, no? Quindi di liberarsi da tutte le sovrastrutture di tipo ideologico o anche dalle mode che oggi specialmente la cultura del consumismo tenta di imporre all'uomo, no? Per cui entrare lì significa fare un bagno, liberarsi, no? Da tutti questi modi di pensare che non corrispondono alle vere esigenze umane.
Quotidiani, prima abbiamo visto Il Resto del Carlino, entriamo anche nelle pagine del Corriere di Bologna, prima poi di proporvi altri servizi naturalmente relativi al nostro lavoro giornalistico che trova spazio nelle due edizioni dei telegiornali di Nettuno TV che diventano radiogiornali per Radio Nettuno. Le fasce orarie sono quelle delle 13.15 e delle 19.15 dal lunedì alla domenica. Budrio, l'appello dei sindaci Dem, non perdete umanità e speranza. Pierini al Corriere aveva detto: capisco chi si vuole armare, il paese teme il ritorno del killer. Poi Davide è morto in pochi istanti, sul suo corpo i segni della lotta, l'autopsia conferma la colluttazione, poi il decesso con un colpo solo al cuore. La politica con Critelli che stoppa a Merola, Renzi ha vinto, il segretario PD di Bologna, il risultato va rispettato e riconosciuto e l'ex premier arriva in città per la festa, ma non si sa se Merola andrà. Bimba disegna gli abusi, arrestato, la piccola confida alla psicologa, 4 anni di orrori, la mamma denuncia il compagno. Nidi, match in aula con i Novax, Codacons, vaccini singoli introvabili, l'udienza davanti al TAR sul ricorso di decine di famiglie, sospendere la legge regionale. L'economia, come abbiamo visto in precedenza anche con l'intervista al presidente Marchesini, la crisi finirà nel 2026 ma in Emilia nel 2019, l'indagine di Confindustria, la regione tornerà ai livelli economici pre-depressione tra 2 anni, quindi sono note in questo caso decisamente confortanti. E poi si va a parlare di sport, ma a questo proposito anticipiamo il tema. Ieri pomeriggio la Santa Messa per il Bologna Calcio, naturalmente noi c'eravamo e abbiamo la possibilità di riproporvi anche una parte delle parole espresse dall'arcivescovo di Bologna, Monsignor Zuppi. Stare con il Signore è sempre bello, sempre gioioso in realtà. Ci aiuta tantissimo, molto più di quanto pensiamo. Ci fa bene, ci allarga il cuore, ci fa pensare, ci fa entrare dentro noi stessi, che qualche volta è più facile che ci colleghiamo con tutti che con il nostro cuore. È un collegamento che sembra più facile e non è così facile, tant'è vero che anche qualche volta si trova a fare delle cose assurde, ecco. Ed è bello per noi essere qui, più piccoli, più grandi, le famiglie, in questa che credo sia anche un po' un'altra famiglia. Per prepararci alla Pasqua, l'ho detto prima, alla Pasqua in cui il mistero di Dio si è fatto uomo e Dio dà la vita per gli altri, muore in croce e poi risorge, perché il male non vinca. Diciamo che Gesù gioca la partita più difficile. Ci sono delle partite molto difficili, io quella di domenica, ma ho imparato adesso che domenica è una partita per me un po' complicata vista la mia provenienza, ma mi astengo. Ma ci sono delle partite veramente difficili. La partita contro il male, la partita contro le cose che non vanno, la partita della vita. E ognuno di noi, il Signore ci dà questa grande partita e dipende come ce la giochiamo. E Gesù è venuto a giocare pure lui la partita della vita e non gliel'ha fatto fare nessuno, è venuto a giocare soltanto uno, per farci vedere come si gioca e per farci vedere come si vince. E le partite della vita non si vincono barando, che qualche volta Papa Francesco gli dice delle cose molto semplici e molto intelligenti, gli dice: meglio una bella sconfitta che una vittoria imbrogliata, che una vittoria comprata. Qualche volta vogliamo vincere sugli altri, imbrogliandoli. E che vittoria è? È meglio una bella sconfitta, no? Allora Gesù è venuto a giocare questa partita, la partita della vita, per insegnarci a noi come giocare. Temi sportivi, dicevamo in precedenza dal Corriere, destro Bologna a ricominciare da capo, così non segna e non è vendibile, l'ingaggio cresce, il numero di gol no, nessuno lo dice, ma è sul mercato, il club però non può svenderlo. Un'altra domenica da vittima sacrificale, Zemaili che dice Donadoni è un grande tecnico, il basket con la Fortitudo in primo piano
Per la vicenda Cinciarini, finale amaro, la FIP stoppa il trasferimento, la sentenza va contro Caserta che ha il mercato bloccato, il tiratore non si muove, la F all'asciutto. Per quanto riguarda la Virtus Fondazione, il presidente è Fornaciari. Questo è il quadro del Corriere di Bologna. Vediamo anche quello di Repubblica. Quella ragazza rasata va allontanata dai suoi, se ne parla subito a pagina 2. Il tribunale conferma, era stata punita perché non indossava il velo. Il provvedimento sospende la patria potestà. E poi il dibattito aperto su questa vicenda con vari punti di vista. La psichiatra andava protetta, ora però si lavori per ricucire. Il pedagogista, non do giudizi, so che separare resta un trauma. E poi la psicanalista, per metterla in sicurezza, recisi dei legami. Iris, trovato il sangue dell'assassino, si parla del delitto di Budrio, ma Igor, il feroce lupo solitario dell'Est, doveva essere già stato espulso dall'Italia, ma a quanto pare purtroppo così non è stato. Arriva Renzi per la festa del voto, l'appuntamento venerdì, Critelli, la sua vittoria va rispettata. Andando poi al tema della bambina violentata per anni dall'amico della mamma, si arriva a pagina 9, la legge è uguale per tutti, ma in questo caso davvero è una notizia terribile quella che compare sui quotidiani. La politica in questo caso si abbraccia, diciamo a braccetto con lo sport, la fotografia la descriviamo per coloro che ci seguono da Radio Nettuno, che vede il sindaco Merola insieme a Saputo e a Claudio Sabatini. Caro Saputo, scopra Bologna e ci metta cuore, non solo business. Stefano Torrisi scrive al chairman per chiedergli più attenzione sulla squadra e più contatti con la città. Questo è il quadro anche di Repubblica. Direi che possiamo andare velocemente all'inserto sportivo del Resto del Carlino prima di cedere la linea alla regia per il break pubblicitario. Un aiuto in più, messa pasquale per il Vescovo, celebrata dal Vescovo Zuppi per il Bologna, a cui è stata donata una maglia con il numero 1. Speriamo di vincere contro la Roma, ma contro le grandi finora racimolati soltanto 2 punti. Poi si va a parlare dell'Unipol SAI che decolla in regione. Bonaccini, questa società è un'eccellenza, ma a proposito del Presidente della Regione e su questo tema abbiamo l'intervista da riproporvi. Noi ad esempio stiamo lavorando molto per portare, ce l'abbiamo fatta in molti casi in questi 2 anni, manifestazioni nazionali, europee o internazionali, perché vi è un indotto diretto. Se stiamo al volley e al basket, abbiamo appena completato e ospitato una Bologna l'altra Rimini, le Final Four e Final Eight di Coppa Italia, di pallavolo maschile e di basket maschile. Sono migliaia di persone che vengono, in qualche modo o pernottano o vanno a mangiare qualcosa nei nostri ristoranti o comunque consumano nel nostro territorio. Poi c'è questa bellissima notizia, come sapete, che abbiamo ottenuto 3 delle 5 sedi della fase finale del campionato Under 21, che sarà 12 squadre nel 2019, Reggio Emilia, Bologna e Cesena saranno 3 tra i 5 campi italiani che ospiteranno una fase finale per la quale, lei parlava di economia e ha ragione, si parla di un indotto tra i 30 e i 70 milioni di euro a seconda dei paesi che poi comporranno la fase finale, perché capisce che un conto è avere tifosi che vengono da grandi paesi, un conto da piccole realtà. E a livello Casteldebole oggi è stata inaugurata una nuova ala tecnica, c'era anche la presenza del chairman Joy Saputo, l'investimento di queste grandi persone, questi personaggi imprenditori che decidono di investire proprio a livello territoriale in Emilia Romagna, in questo caso Bologna. Sì, guardi, io peraltro penso che nel calcio servirà tra qualche anno che gli impianti siano di proprietà privata, perché impianti che vengono utilizzati 20 domeniche, 40 se giocano 2 squadre nella stessa città, a livello professionistico meritano di essere gestiti da chi li può utilizzare e sfruttare tutto l'anno. Il Quest Sport, inserto sportivo del Resto del Carlino, dedica una pagina a Unipol SAI, si apre una stagione stellare, festeggiato in regione il 10° scudetto con Bonaccini che dice la Fortitudo è un'eccellenza, anche su questo tema la possibilità di portarvi direttamente alla nostra intervista di ieri. È stata una grande conquista, molto cercata questa stella, finalmente è arrivata, ora ce la godiamo, direi per gli ultimi giorni, perché noi siamo già proiettati sul futuro, siamo onoratissimi di essere qui in regione, questo completo un po'
i festeggiamenti del Circo 2016, ma come dicevo, noi già pensiamo alla nuova stagione che sta per cominciare. Un bel riconoscimento quello di oggi, premiati dal Presidente della Regione Emilia-Romagna come un'eccellenza dell'annata scorsa. Certo, noi siamo molto onorati di essere qui e di essere premiati dal Presidente Bonaccini, anche perché l'Emilia-Romagna è la culla del baseball, quindi usciamo un po' dai confini cittadini e abbiamo riconoscimenti appunto in quella che è considerata appunto la regione più importante del nostro movimento. Questo ci fa particolarmente piacere. Com'è cambiata la squadra con gli ultimi innesti? La squadra rispetto all'anno scorso è cambiata molto, non ci sono più i lanciatori stranieri che ci hanno un po' condotto al risultato dell'anno scorso, non c'è più Zelinski, non c'è più Rivero. Claudio Liberziani, il nostro capitano di tante battaglie, ha deciso di smettere. Un giocatore importante come Infante per tanti anni ha cambiato casacca, insomma la squadra è molto rinnovata rispetto all'anno scorso, ma crediamo che i giocatori che abbiamo scelto per sostituirli abbiano le stesse qualità e siano in grado di fare il loro lavoro in maniera altrettanto egregia. E con Stefano Michelini, presidente della Fortitudo Baseball, ci fermiamo, diamo spazio alla regia e di conseguenza alla pubblicità. Tra poco.